Siamo pronti per collegarci con Francesca Rizzo, che per noi già da ieri è a Bari. Ciao Francesca, buongiorno, a te la linea. Ciao Manuela, buongiorno. Infatti siamo arrivati anche oggi da poco, pronti a iniziare questa giornata alla BTM Business Tourism Management. Ricordiamo, una fiera dedicata completamente al settore del turismo. E non solo, perché ieri vi parlavo di formazione. Infatti oggi con me ospite ho Manuela D'Aversa, vicepresidente di Feder Terziario Settore Turismo. Quindi oggi, Manuela, vogliamo parlare proprio delle novità dell'inserimento professionale dei ragazzi. Manuela ci descriverà un progetto tenuto proprio l'anno scorso che quest'anno sarà pronto e si rivolgerà alla Puglia. A te, Manuela. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Telerama. Allora, noi come Federterziario ci occupiamo ovviamente di assistere le imprese, ma uno dei nostri obiettivi è anche quello di aiutare i ragazzi di questa regione a inserirsi nel settore del turismo, che è un settore centrale per il nostro territorio. Come anticipavi tu prima, l'anno scorso noi abbiamo fatto un importante progetto che ha visto coinvolte due regioni apparentemente tanto lontane, la Sicilia e il Trentino. Tanti ragazzi che si erano formati in scuole di formazione per il turismo siciliani sono partiti per il Trentino, dove sapete ci sono tra i migliori hotel d'Europa, per fare un'esperienza professionale importante. Noi come Federterziario vogliamo adesso riproporre questo progetto, che è stato tanto apprezzato sia dalle imprese che hanno trovato giovani già preparati per il loro settore, sia per i ragazzi che sono andati a fare un'esperienza professionale importante. Vogliamo riproporlo in Puglia. Stiamo lavorando, interloquendo con la regione per vedere se anche la regione Puglia, come la regione Sicilia, diciamo, appoggerà questo progetto, perché la formazione è fondamentale, ed è fondamentale anche fare una formazione on the job. I ragazzi devono provare a sperimentare quelle che sono le sfide del lavoro, e farlo in ambienti, alberghi, ristoranti importanti, per loro è qualcosa di veramente importante, che poi riporteranno nella nostra regione come know-how. Voi sapete bene che il turismo per la Puglia è un settore strategico, come per tutta l'Italia. Francesca. Quindi, Manuela, come hai sentito oggi, al centro, no, dei nostri discorsi c'è proprio la formazione. Hai delle domande per noi? Sì, volevo chiedere proprio questo: i ragazzi, seppur ben formati, una volta che finiscono la scuola, non hanno sempre le idee chiare di che cos'è il mondo del lavoro. Sicuramente, una volta completata la loro formazione nelle rispettive scuole, attraverso questi corsi scendono in campo e sentono con mano quello che è il mondo del lavoro. È lì che si ha veramente un momento fondamentale. Quindi volevo chiedere proprio questo alla dottoressa. Esatto, per questo è anche importante sperimentare il lavoro sul campo, perché tante volte noi crediamo che, diciamo, lo studio ci indichi la via definitiva per il nostro futuro. A volte invece, quando entriamo poi nel mondo del lavoro, capiamo quali sono veramente le nostre propensioni e possiamo anche in qualche modo deviare rispetto alla preparazione. Dobbiamo far sì che i ragazzi non si limitino ad acquisire nozioni, ma si mettano alla prova, e noi nel nostro piccolo cerchiamo, anche collaborando con enti pubblici come ARPAL, di far sì che questi ragazzi possano, anche nel corso delle loro, diciamo, del loro percorso scolastico, sperimentare degli stage, dei tirocini che li mettano veramente alla prova. Il turismo peraltro ha bisogno di giovani veramente formati, non di quei giovani che si improvvisano per 3 mesi e che vengono a volte anche sfruttati per questo tipo di attività. Abbiamo bisogno di professionisti del settore, anche perché anche i turisti, come voi sapete, diventano ogni giorno più esigenti, sono attenti alla sostenibilità, sono attenti alla qualità del servizio, e noi dobbiamo essere pronti a fornire anche ai clienti quello che loro cercano, anche per poter competere con altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che a volte invece, grazie ai prezzi più bassi, riescono ad essere più competitivi dei nostri territori.
Perfetto Manuela, allora se non ci sono altre domande e non hai più bisogno del mio collegamento, io ti saluto e ti auguro una buona continuazione di giornata. Grazie a voi, grazie alla dottoressa, grazie a questo momento che sicuramente per le famiglie che ci stanno seguendo diventa un momento di riflessione, esatto, e anche di grande opportunità. Buon lavoro. Grazie. A voi.